Una mostra dedicata a Andrei Tarkovsky, grande regista, e la testimonianza naturalmente attraverso Donatella Baglivo. Lui amava moltissimo questa zona, infatti ha girato tantissime nella Tuscia, Tuscania, tantissime scene molto importanti del film Nostalgia abbiamo girato. Tarkovsky è un personaggio particolare per me, intanto perché mi ha insegnato a lavorare, mi ha insegnato l'amore per il cinema, mi ha raffinata e mi ha spiegato la bellezza del cinema, la poesia, tutte cose che a me sono rimaste dentro. Lui voleva farmi fare la protagonista del film Nostalgia e voleva che io intraprendessi la carriera di attrice. Che lì per lì, avendo tantissimo amore per il suo lavoro, avevo anche accettato, per cui accettavo di fare tutti questi provini e lui, devo dire, li faceva con tanta passione. E lui in Italia aveva cominciato veramente a sperare in una vita vera di artista libero, cosa che non era mai stato prima. Sì. Il primo premio, lui ha preso il Leone d'Oro a Venezia insieme a con il film Cronaca familiare di Valerio Zurlini, per cui è stato. Valerio Zurlini era già un grande all'epoca e lui era un semplice ragazzo all'inizio della cinematografia. Bene, allora questo appuntamento, noi ci auguriamo naturalmente che venga tanta gente a vederlo, soprattutto i giovani. Speriamo, perché io ho sempre lavorato con i giovani, per cui durante la mostra cercherò anche di creare qualcosa che loro li voglio coinvolgere. Tipo. Ci sarà la possibilità di farla diventare permanente, per esempio, quindi non limitarsi a una frazione temporale così sarei importante. Contenta, sì, sarei molto contenta, dipende dalle amministrazioni di Civitavecchia. Io quello che punto a quello, perché quando presenterò e proietterò i film vorrei chiamare anche le scolaresche, farglielo vedere, fargli scrivere qualcosa su quello che hanno provato vedendo questo film, e poi il pezzo migliore lo pubblicheremo.